Ciao a tutte! In questo video volevo farvi vedere come si chiude una maglia lavorata a coste. Allora, abbiamo avviato le maglie a dritto e a rovescio. Se volete, vi lascio nel box informazioni poi il link del video. E dobbiamo chiudere anche qui dritto su dritto e rovescio su rovescio. È una chiusura molto semplice. Ve l'ho fatta già vedere perché è la chiusura che in un video passato, anche questo se volete ve lo lascio nel box informazioni, è la chiusura appunto con la cavallata. Quindi iniziamo, le prime due maglie sono a dritto, quindi le lavoriamo a dritto e accavalliamo. La terza maglia, come potete vedere, è un rovescio. Quindi non facciamo nient'altro che lavorarla a rovescio e poi accavalliamo. Prossima maglia è ancora un rovescio, visto che costa 2 a 2. Lavoriamo ancora un rovescio normalmente e accavalliamo. Prossima maglia dritto e accavalliamo. Dritto. E accavalliamo, rovescio e accavalliamo. E continuiamo così. Lavoriamo le maglie come si presentano, quindi dritto su dritto, rovescio su rovescio, e poi accavalliamo. Adesso proseguo fino alla fine del ferro e vi faccio vedere il risultato. Ecco, ho finito la mia chiusura, come vedete rimane compatta, riporta esattamente le coste come sono lavorate al di sotto. È una chiusura abbastanza elastica, anche se non è data tanto dall'elasticità della chiusura, ma dalla lavorazione chiaramente a coste che c'è sotto e dalla chiusura a coste. Questa io la utilizzo ogni qualvolta ho bisogno appunto di chiudere delle coste che siano 2 a 2, 3 a 3, 1 a 1, io la utilizzo sempre perché se no verrebbe comunque una chiusura visibile e molto rigida. Per ora è tutto, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!